In occasione dell'ultima giornata di campionato, le squadre hanno fatto festa per celebrare la conclusione dell'annata. Allo stadio Meazza di Milano, dove si svolgeva Inter Empoli, non poteva mancare il tifo scatenato di Wanda Nara, moglie del calciatore nerazzurro Mauro Icardi. La showgirl argentina è arrivata allo stadio per sostenere l'amato con tanto di t-shirt con il numero 9 stampato sul davanti, versione elegante e sciccosa della maglia indossata di Icardi. Insieme a Wanda, erano presenti i quattro figli. Insieme a Valentino Gaston, 6 anni, Costantino, 5 anni il prossimo dicembre, e Benedicto, 3 anni, tutti nati dal precedente matrimonio con Maxi Lopez, anche lui calciatore, c'era anche Francesca, che Lanara e Icardi hanno avuto lo scorso gennaio. Nell'immancabile sfilata finale dopo il match, Icardi ha fatto il giro del campo insieme a Wanda e ai bambini e portando in braccio la piccolina, già precoce star del web grazie ai bellissimi scatti che Lanara pubblica quotidianamente sul suo profilo Instagram. Tutti e quattro i piccoli indossavano la maglia dell'Inter, scelta che ha attirato qualche critica dal web dal momento che Valentino, Costantino e Benedicto sono appunto figli di Maxi Lopez, in forza al Torino, con il quale Lanara è al momento in rapporti tutt'altro che rosei. Icardi, peraltro ieri proclamato capocannoniere del campionato, ha però sedato ogni polemica con un tweet romantico e tenerissimo, in cui dichiara il proprio amore per Wanda e i ragazzi. Difficile negare che i cinque sono una famiglia felice e meravigliosa. Sono tutto per me. Li amo alla follia. Chi se ne frega.